Caterina è la ragazza di mio cugino Guido, un affascinante architetto che io non smetto però di ricordare come se ancora avesse 2 anni e mi dicesse Yaya, cao, ovvero voleva disegnato il cucchiaio. Caterina non la conosco da molto tempo, però è come se fossimo amiche da sempre. Purtroppo quest'anno, quello appena passato, abbiamo perso sicuramente la persona più cara della nostra vita entrambe e molto probabilmente questo ci ha unito. Soltanto che l'ha fatto in una maniera davvero speciale e particolare e siamo riuscite a sorridere e ridere in cucina, ricordando, raccontandoci tantissime cose e iniziando una delle fasi sinceramente più belle che poi sono quelle della storia nell'amicizia. Caterina è una bellissima bolognese, è proprio la sera in cui abbiamo fatto la cheesecake, dovevo andare via e partire, la cosa francamente mi ha distrutto, quindi ci siamo salutate così, facendo una cheesecake con la promessa di cucinare ancora, ancora, ancora e ancora. Io vi lascio naturalmente tutti quanti gli ingredienti con la grammatura perfetta e le indicazioni sia sul blog che qua sotto sul box informazioni. Si tratta di una semplicissima cheesecake con la base naturalmente di biscotti secchi e burro fuso e poi c'è la solita grammatura di formaggio fresco, qualsiasi tipo voi vogliate adoperare, mascarpone, il matcha, lo zucchero, la panna e abbiamo usato i gelatini, certo, sto andando benissimo, i fogli di gelatina. Che naturalmente nella preparazione della cheesecake fredda e quindi che non deve andare nel forno aiutano tantissimo per la solidificazione della stessa. Vedete, la prima operazione che fa Caterina è quella di tagliare i fogli di gelatina e metterli in acqua ghiacciata. Nel frattempo sta preparando la base con i biscotti polverizzati, con un mixer oppure con una bustina IKEA di quelle richiudibili e il martello e sfogarsi così ammazzando biscotti, oppure insomma con un frullatore, con un mixer, con un robot da cucina. Poi basta sciogliere il burro o a bagnomaria o nel micro, l'importante è che non cuocia, e mischiarli. Alla fine abbiamo deciso anche di inserire dei pistacchi tritati perché ci piaceva questa idea di metterli alla base piuttosto che la crema e mischiarli con il tè matcha che comunque ha un sapore già abbastanza caratteristico e caratterizzante, ce la posso fare io stasera, e quindi abbiamo deciso di mettere il pistacchio alla base. Tutto sta nell'amalgamare bene, quindi il burro deve inzuppare per benino tutti quanti i biscotti sbriciolati. Come in tutte le preparazioni ovviamente della cheesecake, occorre la teglia a cerniere, quindi si imbura per bene anche il laterale. Come state vedendo, c'è un aneddoto davvero divertente per quanto riguarda questo imburamento della teglia, lo metto a fine video insieme a qualche altro pezzettino, però come vedete, insomma, Caterina perfettamente da nordica precisa qual è, al contrario di me, che sono un po' più pasticciona, meticolosamente ha cosparso il burro prima di buttare giù tutta la base col dorso del cucchiaio. Questa è un'operazione importantissima. Abbiamo deciso di salirlo anche nei laterali, nell'impasto base, ma comunque potete fare anche la classica cheesecake a base dritta e quindi non per forza con i laterali alzati. Ovvio che questa qui è un attimino più scenografica. Come stavo dicendo? Ah sì, il dorso del cucchiaio è un passaggio fondamentale perché il biscotto così tende a compattarsi maggiormente e non avete quella fastidiosa poi situazione di trovarvi tutta quanta la base della cheesecake sbriciolata sul piatto, che francamente non è una cosa molto bella da vedere. A questo punto si prepara la crema. Sono sempre un po' di affanno perché sono raffreddatissima, quindi mi scuso per questi respiri un po'. Ho anche un'età, cioè sono anziana, non sono assolutamente giovane come Caterina. Abbiamo deciso di fare
L'opzione butta tutto dentro la planetaria e fai la gelatina a parte, ovvero sciogliere la gelatina con un dito di acqua e poi inserirla alla fine. Ripeto, io lascio comunque tutti quanti i vari passaggi sia giù nel box informazioni che sul blog. Ho un problema con le preposizioni, come sempre. Però dicevo, la gelatina si può sciogliere o all'interno del latte in un pentolino, insieme allo zucchero, e poi aggiunto in seguito nella planetaria dove stanno lavorando sia i formaggi che il tematcha. Altrimenti si può lavorare tutto quanto insieme e lasciare montare, e poi a parte, come vedete, che abbiamo fatto, come vedrete, che abbiamo fatto io e Kate, con la gelatina e pochissima acqua all'interno di un pentolino. Qui la strizza per bene dall'acqua ghiacciata in cui è stata ammollata, deve essere ammollata almeno 10 15 minuti. Quando sentite che è bella molliccia, togliete l'acqua, la mettete appunto in un pentolino con un dito d'acqua, non di più, e sul fuoco naturalmente la gelatina in pochissimi secondi diventerà liquida. A questo punto, lasciata raffreddare proprio un attimino, va inserita all'interno della crema e quindi di tutti quanti gli ingredienti che avete visto in precedenza che hanno lavorato all'interno della planetaria. Vi dico subito che noi abbiamo esagerato, ma giusto un tantino, con la quantità del matcha. Infatti il sapore era piuttosto amaro, perché il matcha, se è presente in quantità abbastanza esose, diventa amaro. Quindi magari andate con un cucchiaino e mezzo, due cucchiaini massimo, comunque dosate secondo il vostro gusto. Non c'è assolutamente nessun tipo di colorante alimentare, è proprio tantissimo tè matcha. Una volta che la crema è pronta, va versata naturalmente sulla base e si conserva in frigo almeno 6-7 ore, il tempo che la gelatina faccia il proprio dovere. E qui io costringo Caterina e le mollo un bacetto, ecco il rallenti, lei non ce la faceva più. Infatti dopo la torta, insomma dopo la preparazione, mi ha detto immediatamente: no no, devo andare, l'aereo sta partendo, ed è volata via. In realtà no, è andata in un altro modo. A me Caterina già manca e non vedo l'ora di fare altre 600-700 video ricette. Anche le ravioli bolognesi che si fanno per la festa del papà è uno dei nostri obiettivi e sicuramente ce la faremo. Niente, io so che Caterina mi sta guardando e sta pensando perché. Conosce questa sicula pazza e quindi a Caterina va il mio bacio e il mio ti voglio bene. Allora, sì. Lo sai che io Sì, ora no, lo so. ti prendo. Anche io le prendo sempre un pezzo molto più piccolo. No, Mi noi siamo in Sicilia, sentivo. Caterina. Amore, sì, ma non lo vedi che stiamo lavorando? Non ci stiamo divertendo. No, cos'è che ti so? Ah, diceva Ma che. devo. Ci vuole eleganza nel mescolare gli spartiti con il burro. Aspetta, guarda su. Perfetto, sì. No, 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 un attimo, guarda su. Ok, l'acqua gelata. Aspetta, nascondo il pollice. Sì, no, il pollice non te lo inquadro io. Perfetto. Vado. È inclinata a questo. Sì, assolutamente. Abbiamo già fatto vedere. Io ti ringrazio sempre e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio, ciao, ciao Kate.